La Via Verde della Costa dei Trabocchi è la grande protagonista dell'evento che si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre con l'intento di inaugurare il rinnovato tracciato Art Bike and Run, che sintetizza anche i tanti modi per poter fruire dello splendido corridoio del litorale teatino. Si tratta di un progetto di Legambiente e Camera di Commercio di Chieti Pescara in collaborazione con Regione Abruzzo, Fondazione Aria, GAL Costa dei Trabocchi e Carsa. Si parte il 30 settembre a Ortona con un incontro sulla mobilità sostenibile. Venerdì 1 ottobre, inaugurazione del Village Art Bike and Run sul lungomare di Vasto. Sabato 2 ottobre, la gara a cronometro individuale da Fossa Cesia a Marina di Torino di Sangro e l'evento non competitivo Sunset Running tra Vasto Marina e San Salvo. A chiusura, domenica 3 ottobre, ciclopedalata enogastronomica dalla Marina di San Vito Chietino a Fossa Cesia per proseguire verso Marina di Torino di Sangro, Casalbordino, Punta d'Erci e Vasto Marina. Sarà anche l'opportunità di rilanciare il progetto di mobilità sostenibile che spinge all'uso combinato di treno, bus e bici. La parte art sarà poi rappresentata dalle 9 gallerie presenti nel tracciato che si trasformeranno in installazioni visive a cielo aperto grazie allo street artist Millo. Insomma, un modo per far conoscere e apprezzare le potenzialità paesaggistiche e turistiche della Via Verde e le modalità alternative attraverso cui viverle. E non mancheranno nella 4 giorni le degustazioni delle tipicità enogastronomiche abruzzesi. Finalmente, dopo ormai decenni che si parla della pista ciclabile alla Costa dei Trabocchi, finalmente abbiamo le garanzie che siamo giunti al poterlo usufruire. Saranno momenti che porteremo a far conoscere il nostro territorio all'intero paese. Sarà un momento di gioia per il territorio, perché vediamo finalmente la possibilità di cominciare a usufruire e di far conoscere le nostre bellezze che dal mare vediamo, le nostre colline, le nostre montagne, che sono uniche in Italia e probabilmente anche nel mondo. Sicuramente sono 3 giorni importanti in cui l'Abruzzo costiero, in particolare il tratto meridionale legato alla Costa dei Trabocchi, sarà protagonista di questa manifestazione. Sarà l'ennesimo riflettore acceso su questo tratto stupendo della nostra costa, giornate in cui anche le amministrazioni locali verranno coinvolte e renderemo ancora più visibile questo tratto della nostra costa che sta diventando un brand nazionale.